Cioè tutto ciò che era evidente in quella cultura mafiosa dell'onore era la negazione stessa di quei presupposti di onore, di quei paradigmi con i quali loro volevano affermarsi alla società. E questo è quello che fa riflettere proprio sull'ipocrisia della cultura e del linguaggio mafioso, che Falcone, da buon analista, da buon interprete, aveva colto. E aveva colto non solo con la grande capacità giuridica di concepire le tecniche di indagine, le modalità dell'approccio processuale per contrastare un fenomeno, ma nel linguaggio. Io ho assistito con lui a diversi interrogatori di mafiosi. Io non ho mai visto, dopo la morte di Falcone, una sola persona che avesse la capacità di parlare a un mafioso. L'unica persona che io ho visto con la capacità di parlare a un mafioso è stato Giovanni Falcone. E non potrò mai dimenticare quell'interrogatorio di quel mafioso che più volte richiamato ha osato insistere nel chiamarlo signor Falcone. Dopo la terza volta Falcone si è alzato in piedi, ha messo le mani sul tavolo, ha puntato l'indice quasi vicino agli occhi del mafioso che gli stava seduto di fronte e ha detto: lei non si permetta più di chiamarmi signor Falcone, e tutte le volte che si rivolge a me mi chiami giudice Falcone. Io per lei sono il giudice Falcone. E magari a Roma, a Torino, a Milano questa potrebbe sembrare una manifestazione di schizofrenia, forse di stress da super lavoro, eppure non è così. Sì, Falcone era molto stanco quando fece quell'interrogatorio. Era anche un tantino adirato per le risposte di quel mafioso che continuava a rispondergli con ironia. Ma quel termine signore col quale il mafioso continuava a apostrofare Falcone aveva un grande significato. Il termine signore è il termine col quale il mafioso si rivolge all'autorità dello Stato senza riconoscerne la dignità, la funzione, l'autorevolezza, lo status giuridico. È il termine signore, che è il termine elegante col quale noi ci rivolgiamo in maniera cortese a qualunque persona incontriamo sull'autobus, cedendo il posto all'anziano, in una sala d'aspetto, all'ingresso di un ristorante, di un albergo, eccetera. Il termine signore nel linguaggio della mafia è il modo per prendere le distanze, il modo per non riconoscere l'autorità e l'autorevolezza che c'è dietro la persona che ci sta parlando. E tutte queste cose, io vi confesso, non le ho capite subito, le ho capite dopo, quando Falcone è morto. E c'è stato come un messaggio, come un qualcosa di subliminale che non può descriversi con delle parole, con degli scritti, come una scossa elettrica, come... Ecco, c'è un termine bellissimo che utilizzano i ragazzi adesso quando devono descrivere l'amore, che è la chimica. Ecco, è un'espressione bellissima che ho sentito una ragazza. Dice: sai, è la chimica, che non è quella che si studia a scuola, al liceo, la chimica, H2O, l'acido desossirribonucleico, no, no. La chimica è qualcosa che è la reazione che ti scocca dentro, perché ti accorgi che ci sono delle cellule, dei neuroni, qualcosa che ti cambia la vita sostanzialmente. E io devo dire che ho capito tutto, ho cominciato a capire tutto Giovanni Falcone quando l'ho visto morire in quel letto dell'ospedale, del centro di rianimazione del Policlinico di Palermo, quando ha aspirato, quando è morto dopo un vano tentativo di salvargli la vita, ma aveva il torace fracassato. E se devo essere ancora più sincero, ho cominciato a capire tutto quando qualche ora dopo ho visto morire sua moglie, Francesca Morvillo. E io non voglio dribblare la domanda su Falcone, sul libro Cose di Cosa Nostra, però questo non è un consesso qualunque, questa non è una solita manifestazione, una ricorrenza, un'occasione in cui... bisogna dire le cose, bisogna... questa è un'occasione, questa è un'elite
di persone. Io qui ho rivisto tanti amici, tante amiche, tanti ragazzi e tante ragazze che hanno partecipato a tanti incontri, quindi noi dobbiamo aggiungere qualcosa di nuovo, dobbiamo elevare lo standard dell'approfondimento tematico. E chi ha vissuto con lui dal 1987 fino a quel tragico 23 maggio del 1992 ha il dovere innanzitutto di essere sincero, perché il grande uomo che è passato alla storia è certamente Giovanni Falcone. Però Giovanni Falcone non era solo Giovanni Falcone. Giovanni Falcone era l'insieme di un contributo di intelligenza, di analisi, di coraggio, di approfondimento, che era quello che gli era dato dalla moglie, che si chiamava Francesca Morvillo, e che era un magistrato, e che era un grande magistrato. E se io devo essere sincero, forse Francesca Morvillo era anche più brava di Giovanni Falcone. Sicuramente era più brava, perché Giovanni Falcone, preso com'era dalle tecniche di indagine, dallo studio delle carte processuali, degli interrogatori dei pentiti, dalla preparazione dei processi, dalla ricerca dei riscontri, delle prove, aveva un po' trascurato gli aspetti del tecnicismo giuridico, del processo penale, dell'importanza di alcune strategie, perché vedete, il processo penale è strategia, è tecnica. Il processo penale non è improvvisazione, non è un approccio sentimentale, non è un qualcosa che si fa col cuore. Purtroppo un processo penale si istruisce con dei metodi, con delle regole, che sono quelle che il codice di procedura penale stabilisce, altrimenti non funziona. E ci vuole una tecnica per fare il processo, stessa tecnica che ci mettete quando fate la frittata, dovete essere bravi a girarla, perché altrimenti la frittata si rompe. La stessa tecnica che ci mettete nel fare la maionese, dovete essere bravi, perché se è vero come è vero che ci vogliono due torli d'uovo e 100 grammi di olio, il sale e se volete anche un po' di pepe, e non potete mettere due torli d'uovo, 100 grammi di olio e cominciate a girare, perché non viene nulla. Voi dovete iniziare con le uova e aggiungere l'olio poco a poco, e dovete girare sempre in un verso in un certo modo. Le uova devono essere possibilmente riscaldate, cioè non tolte dal frigorifero immediatamente, altrimenti la maionese non monta. Ecco, il processo è fatto pure di queste piccole regole, di una tecnica che bisogna seguire. E Francesca Morvillo era bravissima, ed era una che consigliava Giovanni Falcone, che stava dietro e che aveva rinunciato al suo ruolo di magistrato in prima linea per aiutare il marito, per aiutare quello che era l'uomo che amava, quello che era per lei il suo modello di vita. E vedendo questi due magistrati, marito e moglie, per me è stata una grande lezione di vita, che ho capito dopo che li ho visti morire, dopo che Francesca è morta qualche ora dopo nel tentativo disperato, dopo che l'avevano asportato una gamba. E la loro esistenza per me è stato un insegnamento importante, perché ho capito che sempre, quando c'è un grande uomo, sempre, nella vita, nella storia, accanto a quel grande uomo c'è sempre una grande donna. E io devo dirvi che stimavo tantissimo Giovanni Falcone, ma ero innamorato di Francesca Morvillo, perché capivo che molte delle positività di Giovanni Falcone, molte di quelle che erano i suoi aspetti migliori del carattere, erano il risultato dei consigli, dell'aiuto, della collaborazione di quella donna che ha accettato un ruolo di seconda linea, che è rimasta in silenzio, nell'ombra, che ha rinunciato alla carriera, che ha rinunciato al successo per aiutare l'uomo che amava, che era anche un suo collega. E io mi ero innamorato proprio di Francesca Morvillo, e non è un caso che Francesca Morvillo, che ho visto spirare quel pomeriggio, quella sera del 23 maggio del 1992, è rimasta nei miei ricordi. E ho concepito una figlia, una bambina che è nata a fine di marzo del 1993, quindi fate calcoli, insomma. E che ho voluto chiamare Francesca nel ricordo di questa grande, grandissima donna. Ecco perché in consessi come questi, che rappresentano un po' il secondo livello, quindi il secondo stadio dell'approfondimento di tematiche così importanti, grazie a questi bravissimi ragazzi che hanno organizzato questa serata, grazie al contributo delle associazioni, ebbene
che si approfondiscano aspetti inediti di queste tematiche che rappresentano l'unico modo per poter oggi leggere un fenomeno quale quello mafioso, che è certamente cambiato nella espressività, che è certamente cambiato nei modi, ma che ha aspetti di maggiore pericolosità per quella che è la capacità della mafia di mimetizzarsi. Gli aspetti più pericolosi della mafia non sono i Kalashnikov, non sono i traffici di stupefacenti, non sono le estorsioni, non sono gli omicidi. L'omicidio rappresenta la crisi dell'organizzazione mafiosa. Le mafie uccidono quando entrano in crisi, perché devono risolvere con l'omicidio il conflitto interno. Le mafie sono forti quando non uccidono. E la più grande capacità della mafia è quella di creare le icone, di creare i latitanti, di creare i boss, di creare queste figure che vengono cedute allo Stato e a chi fa finta di combattere la mafia, per poi celebrare i momenti di pseudo conquista nella lotta alla mafia, quali la cattura di latitanti che vengono ceduti allo Stato solo quando sono in rottamazione anziché essere uccisi. E quindi non guardate alla mafia quando si esprime con la coppola storta, con la lupara, con queste figure che rappresentano un po' quello che serve al turista dell'antimafia. State attenti agli stereotipi, a coloro che utilizzano un linguaggio vecchio nella lotta alla mafia. La mafia oggi è economia, la mafia è imprenditoria, la mafia opera in borsa, opera nei mercati, la mafia opera nella pubblica amministrazione, la mafia opera nella politica. E i più grossi nemici della mafia purtroppo non sono lo Stato, non è gli apparati delle investigazioni, gli apparati giudiziari, no, i più grossi nemici della mafia sono coloro che ancora sul territorio danno una rappresentazione pericolosa e violenta della mafia e che come tali devono essere combattuti, perché quando la mafia va al potere, quando la mafia va al governo, quando la mafia controlla la politica, l'economia, le banche, le istituzioni, vede come un nemico, vede come un pericolo quel soggetto che nel territorio continua a commettere quegli episodi che rendono pericolosa per l'organizzazione mafiosa la sopravvivenza nelle nuove sedi in cui si è andata ad incardinare. Quindi state attenti alle icone di un'antimafia che è fatta di simboli. Sicuramente gli aspetti fenomeni, gli aspetti violenti, di scampia, quello che noi vediamo in film, in ricerche bellissime, fatte bene dal punto di vista storiografico, dal punto di vista processuale, di quella che può essere la camorra, quello che ci racconta Saviano, quello che ci ha scritto in Gomorra, quello che abbiamo visto nel film, ma quello è solo l'aspetto di una devianza di soggetti criminali legati sicuramente all'organizzazione criminale che non sono tutto quello che c'è nella mafia campana, perché in quei testi, in quelle ricerche purtroppo ancora non si parla delle collusioni con la politica, non si parla di Cosentino, non si parla di tutto ciò che sale da Scampia e che va verso l'alto e che necessita di essere combattuto e che rappresenta aspetti di pericolosità ancora maggiori di quello che c'è verso il basso. Ecco perché ero e sono convinto che il più grande antidoto della lotta alla mafia non sono le operazioni di polizia, non sono le procure antimafia, non sono gli alti commissari per la lotta alla mafia, non sono i super investigatori. Il più grande antidoto per lottare alla mafia è la scuola, perché solo con l'istruzione e con la cultura, con una crescita di quello che può essere una conoscenza del mondo, della vita, della scienza, della filosofia, della letteratura, della musica, questi giovani possono crescere con una cultura che li porti a respingere questo linguaggio e questa cultura dell'assurdo, della violenza, della morte, qual è la mafia. La mafia dà apparente ricchezza, dà apparente felicità, ma non dà sicuramente una prospettiva di vita felice per nessuno di quelli che la compongono. Beh, fino a quando i format sono quelli del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi, della Maria De Filippi, dei programmi Amici, di tutto un palinsesto televisivo che fa crescere degli automi, persino i programmi per bambini, se voi guardate certe reti televisive, dal 3 in poi in particolare, sono fatti per fare crescere degli automi, persino le pubblicità dei giocattoli sono studiate per far crescere degli automi. Guardate le pubblicità pomeridiane, i programmi per bambini,
giochi preziosi, giochi violenti, mostri, armi, poi anche i pupazzetti, la Barbie, la piccola Barbie, che già voi vedete una piccola Ruby in miniatura che poi comincia a crescere, cioè già vedete la sesta misura. Cioè, è tutto un format che serve a far crescere dei personaggi che poi devono essere creati per poter votare nel modo come votano gli adulti. E tutto ciò che noi magari immaginiamo, che noi magari pensiamo, bene, adesso cade il governo, adesso stavolta si dimette, non abbiamo capito niente, perché questo rinforza il personaggio. Io comincio a pensare che tutto quello che sta accadendo forse se l'è creato lui, perché la stessa cosa è successa con Noemi. A Noemi ci è andato lui, ha voluto lui che scoppiasse quella pubblicità, mentre si parlava di crisi economica, di disoccupazione, di problema di giustizia, di tante cose, è venuta fuori sta Noemi che non c'entrava assolutamente nulla, si è presa la scusa di un compleanno e ha fatto uscire lui la notizia nelle sue reti, con queste operazioni di distrazione di massa sostanzialmente, con cui ci distrae dai fatti. Noi pensiamo che l'accusa di immoralità possa essere la censura, ma non è così. Non è così, perché quella persona, che probabilmente non è che sia molto colta, insomma non risulta dal suo curriculum scolastico che abbia grandi e eccelse capacità, però certamente una sola cosa ha capito Silvio Berlusconi, che è la comunicazione mediatica. Lui ha creato il personaggio e lui attraverso questo sistema sta drogando gli italiani. E io stasera faccio un po' di outing. E però, siccome so che sto parlando a un auditorio intelligente, faccio una riflessione a voce alta. Una ragazza a 17 anni, come Ruby, per un uomo, una bellissima ragazza. Ora, voi mi dovete dire, da qualunque fascia di età, da 14 anni, da quando ci sono le prime pulsioni, fino a 80 anni, a 90 anni, quale essere umano di sesso maschile non prova un piacevole sentimento, diciamo, di così, non può dire che è graziosa, certo che è graziosa. Cioè lui, dando quella rappresentazione di se stesso, dà un messaggio mediatico, quasi facendosi invidiare, facendosi... nell'inconscio di tutte le persone che lo guardano, e poi sono quelle che ci votano, probabilmente le persone per bene, che sono comunque una minoranza sotto un certo profilo, si schiferebbero pure, però per chiunque quella ragazza rappresenta un'icona. E quando lui dà questa rappresentazione ai suoi elettori, a quella classe di persone che guardano Rete 4, che vedono il TG4 di Emilio Fede, eccetera, è chiaro che la vecchietta a 70 anni che vede queste cose ardimentose di Berlusconi, che la fa festini tutte le sere fino alle 2, alle 3 di notte, che ne conviene, cioè che vede il marito accanto e gli dice lo vedi quello che cosa che fa, e tu dormi e tu sonnecchi, e il marito si sveglia, si sovrassalto, magari prende il Viagra nel tentativo di competere con Berlusconi. Questo è tutto, questo crea consenso nel suo mondo. E noi che facciamo opposizione, o pensiamo di fare opposizione portando queste cose sui giornali, in televisione, denunciandole, ci rendiamo conto, forse dopo, che tutto questo finisce per l'avvantaggiare, perché non consente di parlare intanto dei problemi reali del paese, di quelle che sono le vere manchevolezze di un governo che non governa, perché ormai il Parlamento italiano si occupa una volta delle problemi di Berlusconi, una volta della Rachele di Fini, una volta della Casa di Monaco, una volta di tutte le altre stupidaggini che non sono i problemi reali del paese: la scuola, l'università, l'occupazione, la Fiat, i metalmeccanici, la crisi economica, tutte queste cose non ci sono più. E noi stiamo ricadendo con questa ultima vicenda, con tutti gli annessi giudiziari che poi possono riguardare questa vicenda, in un qualcosa che rischia di trasformarsi in un ulteriore boomerang per la democrazia reale di questo paese. Quando si fa antimafia, quando ci sono, come questa sera, tante associazioni che si incontrano, si uniscono e corroborano gli sforzi di magistrati, uomini, mi auguro ancora, della polizia, giornalisti, blogger, eccetera, ci si ritrova un po' tutti alle manifestazioni, e quindi anche persone che votano per Berlusconi,
Ora, ci vuole una certa coerenza. E non è che io voglia individuare in Berlusconi il colpevole dei mali italiani, perché poi a ruota ci stiamo un po' tutti. Però non si può essere, come per essere evangelici, no, insomma, non si possono servire due padroni. O si raccoglie l'eredità di Paolo Borsellino, noi questa sera siamo qui per riprendere il discorso sul fresco profumo di libertà di Paolo Borsellino, e quindi ci si oppone a un sistema che trova in Berlusconi il suo principale rappresentante, oppure si è ipocriti. In questo senso, riguardo alle connessioni, mi interessava il mondo politico e culturale, mi interessava tanto il discorso di Gioacchino, dal quale io per la verità dissento rispetto alle considerazioni di prima, nel senso che noi, diciamoci pure la verità, noi di sinistra, se c'è qualcuno di destra si può alzare qui, o almeno noi che non ci riconosciamo in quella destra che vorrebbe rappresentare Berlusconi, io dico di sinistra e marxista, poi Gioacchino dirà qualcos'altro. Siamo molto bravi spesso, per quanto le affermazioni di Gioacchino siano estremamente fini e fondate, Fini, non Gianfranco, siamo molto bravi a esaltare anche attraverso un'analisi intellettuale il personaggio Berlusconi. È vero che Berlusconi usa determinate strategie per vincere la battaglia culturale, fondamentalmente lui ha vinto le elezioni politiche del 2008 perché è riuscito a, al di là, diciamo, dei modelli che ha imposto, dei paradigmi, dei valori di totale anarchia, il più grande anarchico è Berlusconi, non sono i seguaci di Antonio Negri o qualche altro illustre pensatore di quell'area. Diciamo, al di là dei valori che ha promosso, è riuscito a vincere la battaglia, che ha promosso e sponsorizzato attraverso la televisione, è riuscito a vincere la battaglia culturale. Come ha vinto la battaglia culturale? Creando appunto una totale anarchia. E quindi ognuno può fare quello che vuole, l'anarchia è l'assenza di regole. Però qual è il punto rispetto a cui dissento? Il punto fondamentale, secondo me. Il punto fondamentale è che nelle carte che sono uscite fuori relative alle intercettazioni che riguardano Berlusconi ci sono delle dichiarazioni non so quanto costruite, adesso poi Gioacchino magari questo ce lo potrà dire, di ragazze che parlano e raccontano se stesse, al di là delle rappresentazioni di Berlusconi cui faceva riferimento prima Gioacchino, raccontano se stesse, raccontano la propria vita, raccontano le proprie abitudini. Sono delle ragazze che sono completamente all'interno di un cortocircuito che riguarda il mondo giovanile, senza riferimenti, senza il valore delle cose, e che non hanno sognano di la ricchezza, il prestigio, il denaro facile, e quando non ce l'hanno si sentono male, insomma, questo è. E la debolezza di Berlusconi, che forse è l'unica persona fottuta in questa situazione, viene fuori in tutta evidenza. È un uomo che ha bisogno ormai di replicare se stesso, perché non riesce, è quasi una droga, non riesce a resistere senza questo teatrino serale e notturno delle ragazze che gli vengono portate dai suoi fedeli servitori. E allora io in questo trovo invece una grande debolezza, e se devo fare una critica, è vero che non si parla dei problemi principali del paese, non si parla per esempio delle difficoltà economiche delle famiglie, non si parla della situazione della scuola, non si è affrontata sufficientemente la questione degli operai, dei metalmeccanici, non si è affrontata a dovere la questione del mondo della ricerca, cioè, è tutto passato molto in scioltezza, così
come accade ultimamente in Italia, appunto da quando c'è Berlusconi. Però è anche vero che questo è il momento in cui Berlusconi è più debole, e parliamo di Berlusconi soltanto perché Berlusconi è la caricatura della mafia, e oltre a essere la caricatura della mafia è il soggetto che più, diciamo, a cui la mafia più ha fatto riferimento in vari modi, insomma. Quindi io penso che le forze di opposizione in questo momento, piuttosto che dividersi, piuttosto che farsi la guerra tra di loro all'interno, debbano trovare la forza e il coraggio di buttare giù Berlusconi, buttarlo giù politicamente, intendo dire, o di tirargli qualche statuina che sia, diciamo, politicamente significativa. E io vorrei che su questo magari, insomma, ci fosse una replica da parte di Gioacchino, insomma. Io non voglio dilungarmi perché voglio poi che la serata si sviluppi per come avete previsto. Beh, insomma, io per le indagini che ho fatto, perché personalmente non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai incontrato nemmeno da lontano. Berlusconi l'ho studiato in tutto il suo percorso di vita professionale, imprenditoriale e poi politico. Per le indagini che abbiamo fatto su di lui a Palermo, a Caltanissetta, le indagini sulle stragi, su Cosa Nostra, su Marcello Velluti, lui è stato indagato per tanti anni a Palermo per associazione mafiosa, poi i magistrati di Palermo, che sono delle persone assolutamente serie, quando non hanno trovato tutti gli elementi utili per la celebrazione di un processo che portasse alla condanna di Berlusconi, hanno chiesto l'archiviazione. Hanno riaperto diverse volte le indagini, penso che adesso siano di nuovo riaperte alla luce delle dichiarazioni Spatuzza ed altri. Berlusconi è molto cambiato nel corso di questi 17 anni, diciamo, della sua scesa in campo in politica. Non è Berlusconi, quindi bisognerebbe parlare di tanti Berlusconi. Questa fase, in effetti, devo dire, anche da un punto di vista fisico, da un punto di vista della sua reattività, mi dà l'impressione sia veramente la fase peggiore, ecco, quindi forse più l'invecchiamento, le condizioni di salute stanno contribuendo un po' di più dell'opposizione al declino di Berlusconi, perché speranza di questa opposizione probabilmente Berlusconi sarebbe ancora fuori. Lo vedo appesantito, lo vedo, se voi guardate anche le foto, cioè non si riesce più a distinguere dalle lemora, insomma, cioè, sembrano quasi uguali se li guardate adesso. Cioè, io ho paura pure per questi qua, perché quando spengono la luce la sera non so come gli va a finire, perché insomma, se sono insieme con le lemora, insomma, potrebbe correre rischi Berlusconi. Ecco, adesso reagisce con degli atteggiamenti che sono qualcosa, che rappresentano qualcosa di nuovo. E io leggo nel suo modo di essere, guardavo con attenzione il messaggio, l'ultimo, il penultimo, perché l'ultimo di poco fa non l'ho ancora sentito. Intanto bisogna dire una cosa: quando Berlusconi dice una cosa bisogna stare attenti a quello che dice, perché solitamente quando dice una cosa pensa esattamente il contrario, quindi bisogna regolarsi in questo senso. Io per esempio non avevo ancora capito perché lui aveva detto la storia del prestito all'amico Lele Mora nel momento di difficoltà, eccetera. Ma che c'entra questa storia con lo sfruttamento della prostituzione? Che cosa c'entra questa storia con la concussione ai poliziotti? E poi ho capito, perché leggendo le intercettazioni è evidente che ormai lui è anche dilapidato da parte degli amici, di questi yes men, cioè praticamente gli hanno fatto la cresta Fede e Mora su questa somma che gli hanno sostanzialmente estorto, insomma, perché di questo si tratta. Quando sono usciti quei filmetti, quelle immagini di quelle ragazze che entravano alla villa in quella macchina, riprese fatte in vari posti, da dove partivano, dove arrivavano, dove si fermavano, è chiaro che era
con qualcuno che aveva eseguito quelle riprese in vari posti, e quel filmato è stato preparato, era un segnale per dire: se non sganci uscirà il resto. E io, quando iniziò questa storia, dissi: chi di servizi colpisce, chi di servizi ferisce. E lui finirà vittima di questo. Un po' vedo in lui la crisi di Adolf Hitler, del Terzo Reich, vedo questa disperazione. Penso proprio che anche questi yes men che lo hanno assecondato ormai sostanzialmente lo stanno abbandonando. Però non lo sta abbandonando il popolo italiano, ecco, quindi state attenti, perché la reazione popolare di fronte a queste cose non è assolutamente negativa. Non è negativa nemmeno da una certa parte, diciamo, ipocrita del mondo ecclesiastico, del clero. Una chiesa che, per quello che ha predicato e per quello che ha fatto, avrebbe dovuto scomunicare Berlusconi da non so quanto tempo. Una chiesa che non somministra la comunione a coloro che si sono separati e che convivono, perché non possono avere la comunione, e che ha dato la comunione a Berlusconi perché Berlusconi, per cui per lui cambiano pure le regole del diritto ecclesiastico. L'unico sacramento che gli potrebbe essere somministrato, considerato il suo status, è l'estrema unzione. E questa, fortunatamente, nessuno ancora gliela dà.